Cari amici, oggi noi parleremo di una cosa molto importante. È accaduto in Italia, cioè, e questa di, non è della New York, non cioè di questa, sì, astrolabio. È successo un fatto estremamente importante, non solo per il fatto in se stesso, ma per le conseguenze anche a livello scientifico e culturale, che questo fatto, come capiterà, ci capiterà di dire a noi altre volte, come capiterà in futuro a cose fatte, citeranno sempre questo avvenimento, è l'avvenimento che è accaduto, non è un caso, in Italia. E non è il primo. Esatto. Ecco perché noi ne parliamo. Perché, contrariamente a quello che dicono i falsari della televisione, eccetera, non è il primo caso. E allora, se tu mi vuoi prendere come riferimento il razionalismo scientifico, mi devi dire per quale ragione... No, io vado un po' più a monte, a ritroso un po' più di secoli. La lotta delle investiture. Certo. Sulla lotta delle investiture, ne abbiamo parlato l'altro ieri, ecco perché mi è venuto in mente in questo momento... Si è detto di tutto e di più, ma la verità a distanza di 700-800 anni non è ancora emersa. No, non è ancora emersa, ma noi lo sappiamo perfettamente, certo. Intuitivamente. Certo, noi lo sappiamo perfettamente, però tutto quello che era la verità, verità oggettiva è stata stravolta dalla ontologia di regime, dei regimi che si sono succeduti nell'arco dei secoli. Non si deve dire. Non si deve sapere, soprattutto. Si può pure dire, ma facendola come fosse una filastrocca. Sì, una filastrocca, esatto. Così non si deve mai dire che tale Giuseppe... Le iperboli, le parabole, sono tutte tematiche care al potere costituito. Esattamente. Dicevi, scusate. Stavo dicendo che così non si deve mai dire, infatti non viene mai ripetuto, che tale Giuseppe Conte è stato imposto in questo sistema... Ma sta uscendo... Perché c'è Beppe Grillo che sta cercando, cercando di riprendersi la leadership. Esattamente. Che gli è sfuggita di mano, se n'è accorto. No, non è che gli è sfuggita di mano, gliel'hanno portata via. No, gliel'hanno imposta, diverso. Gli hanno imposta e adesso... Oh, noi abbiamo fatto 3 querele al signor Beppe Grillo, con 2 delle quali ha dovuto poi prendere atto, la magistratura e anche Grillo, e fare la conversione del suo statuto, pseudo statuto, non statuto, esatto. L'ha dovuto riconvertire 2 volte perché era illegale e noi l'abbiamo provato alla magistratura. Ma mai ricevuto nessuna controquerela, certo, da Beppe Grillo. Com'è illegale il fatto che tale Giuseppe Conte da Villa Nazareth sia stato imposto come capo del governo per ben 2 anni in un momento cruciale? No, il bello è che ieri è riuscito fuori come pop-up, no? Cioè i pupazzetti che si mettono su Google, no? per evidenziare i sentimenti, le sensazioni, eccetera. E si è risorto come dal nulla, risorto dalle sue ceneri, un certo Francesco Silvestri che da portavoce dei grillini di 2 anni fa, quando era stato eletto, sì, non si sa come, non si, con 17 voti. 17 voti. 17 voti, è stato eletto e diventato senatore. O deputato, non mi ricordo più l'età che c'ha, e su questa base è riuscito fuori l'altro ieri, dice, o no, ieri, al TG1, le sue verità del Movimento 5 Stelle, la non eleggibilità